Disegnare un volto potrebbe risultare un'operazione molto complessa, e di fatto lo è. La faccenda si complica soprattutto quando non vuoi o non puoi copiare il volto da una fotografia. Questo potrebbe accadere perché a copiare sempre ti stai un po' annoiando, oppure perché in mente hai un personaggio che vorresti disegnare ma non esiste nella realtà e quindi non copiabile da nessuna parte, perché lo conosci solo tu. Inizialmente la frustrazione più grande è quella di non riuscire in quest'impresa, di non riuscire a mettere su carta ciò che si ha in mente. Nel disegno, per ottenere degli ottimi risultati, oltre al talento innato, ci vuole tanta passione, determinazione e tantissima conoscenza. In questo video tutorial impareremo quali sono le regole geometriche fondamentali e basilari che ti permettono di costruire un volto proporzionato, un volto che potrebbe tranquillamente esistere nella realtà. Avendo uno schema ben preciso al quale fare riferimento, la nostra mano disegnerà con meno incertezze. Scorrerà sul foglio in maniera fluida, perché fluida sarà la nostra mente, in quanto saprà dove andranno inseriti gli elementi che compongono il viso, senza dubbi e incertezze. Per realizzare questo schema avrei bisogno di avere a portata di mano un compasso, un righello, una matita o portamina e una gomma. Ok, le premesse per portare a casa un ottimo risultato ci sono tutte. Ora mettiamoci al lavoro e costruiamolo questo schema. Via lo schema realizzato in precedenza e ne costruiamo insieme uno nuovo. Iniziamo col tracciare un cerchio. Per valutarne la grandezza, devi sapere che questo cerchio sarà la parte alta della testa. Ora traccia una linea verticale passando per il centro. Ora una linea orizzontale sempre passando per il centro. Adesso prendi la misura del raggio e la riporti sotto il cerchio. Ok, hai appena individuato dove si colloca la fine del mento. Ora disegniamo i tratti per la mascella. Disegniamo in maniera simmetrica, la parte sinistra dovrà corrispondere alla parte destra in maniera speculare. Con la gomma vado a cancellare le linee di costruzione superflue. Terrò la parte alta della testa, la mascella, la linea centrale che mi indicherà la metà del viso. Ora individuo la metà esatta del segmento che parte dalla testa per arrivare fino al mento e traccio una linea orizzontale su di esso. Hai appena trovato la linea di appoggio per gli occhi del tuo personaggio. Trova la metà di questo segmento, dal punto occhi al mento. Traccia la linea orizzontale che interseca questo punto e avrai trovato la zona del naso. Ora è il turno della bocca. Trova la metà di questo segmento e traccia la linea orizzontale. Ci spostiamo in su, sulla parte alta della testa. Trova il punto centrale su questo segmento, traccia una linea e troverai l'inizio della fronte del tuo personaggio. Infine l'attaccatura dei capelli. Solita operazione. Trova il punto centrale di questo segmento e traccia una linea orizzontale. Ed eccola qua. Ora disegniamo gli occhi. Dobbiamo dividere in tre parti uguali questo segmento. E poi questo. Questi sono i punti di riferimento per la costruzione degli occhi. Li disegno subito a colpo sicuro. So che devo stare dentro queste due aree. Disegno le pupille in maniera abbozzata, senza scendere nei dettagli. Adesso vado a delimitare la zona del naso. Traccio due segmenti verticali che partono dall'interno degli occhi per andare giù, verso il mento. Queste due linee verticali hanno delimitato la zona delle narici. Disegniamo la bocca.
devo fare il solito lavoro, individuare il punto centrale di questo segmento. Per delimitare la larghezza della bocca, costruisco due segmenti verticali che partono dal centro dell'occhio. A metà della linea centrale dell'occhio, all'inizio della narice, inizia la bocca. Disegnata la linea centrale della bocca, passo alle labbra. Adesso che ho gli elementi fondamentali per costruire il volto, lo vado ad arricchire di particolari: il naso, le palpebre, le sopracciglia. Ok, indovina un po', cosa inseriremo in queste due zone? Le orecchie. Disegno due orecchie regolari, sinistra e destra. Ok, siamo addirittura d'arrivo. Vado a spessire le linee esterne del viso, quindi mascella, mento, zigomi e la parte superiore della testa. Ecco ultimato lo schema. Il tuo non deve essere necessariamente uguale al mio. È importante che tu abbia capito come si costruisce un volto con le poche regole geometriche che abbiamo visto. Ok. Adesso vediamo lo schema in azione, lo teniamo sotto come guida e sopra appoggiamo un foglio semitrasparente o addirittura trasparente come potrebbe essere la carta da lucido e andiamo a caratterizzare tutti gli elementi che abbiamo lasciato volutamente neutrali, anonimi. Quando a grandi linee il viso è definito, ecco che posso togliere la visuale dello schema. Inserisco un foglio di carta bianca per definire meglio il volto che sto realizzando. Ok, non vado a dettagliare troppo e non cerco nemmeno le ombreggiature. Questo lo potrò fare in un secondo momento. Vado avanti con l'allenamento. Questa volta terrò lo schema sotto come riferimento per costruire sopra il mio supereroe preferito. In questo caso, dato che sto realizzando Batman, che ha sul volto una maschera nera, individuo il punto di luce che potrebbe essere questo, in alto a destra, e costruisco il volto con le ombreggiature. Utilizzo la tecnica del chiaroscuro, contrasto tra chiari e scuri, quindi tra luce e ombra. Questo mi permette di creare da subito una figura più 3D. Infatti, attraverso la tecnica del chiaroscuro ho la possibilità di dare un'idea dei volumi, del materiale e dello spazio già da subito. Nel caso l'argomento fosse di tuo interesse, fammelo sapere nei commenti. Ok, la mano l'ho sciolta, le regole le conosco, sono pronta per costruire un volto su carta bianca partendo da zero e senza nemmeno l'aiuto del compasso del righello. Questo infatti sarà il tuo obiettivo. Dopo esserti esercitato sullo schema tante volte, sarai in grado di disegnare il volto del tuo personaggio senza l'utilizzo di strumenti esterni quali compasso o righello. Traccio il cerchio. Sul centro del cerchio faccio passare due linee, una orizzontale e una verticale più lunga. La stessa misura del raggio la riporto sotto per il mento. Disegno una mascella mediamente regolare
inspessisco la zona della testa in alto, cancello le linee di costruzione, lasciando quella centrale. Sul punto centrale della linea verticale andranno gli occhi. Sul punto centrale tra occhi e mento, il naso. Sul punto centrale tra occhi e testa alta, la fronte. Sul punto centrale tra naso e mento, la bocca. Nello spazio tra la fronte e l'inizio della testa, l'attaccatura dei capelli. Divido in 6 parti uguali la linea degli occhi. Definisco la zona del naso. Disegno 2 segmenti dall'interno degli occhi in giù. Poi la bocca. 2 segmenti dal centro degli occhi in giù. Disegno le labbra partendo dalla linea centrale all'interno della bocca. Disegnati gli elementi principali, vado a definire meglio gli occhi, quindi palpebre e sopracciglia. Adesso passo alla caratterizzazione ulteriore del volto del mio personaggio. Arrivata a questo punto vado a cancellare tutte le linee che non mi servono più, come potrebbero essere quelle di costruzione. Oppure, nel caso di ripensamenti, vado a modificare gli elementi che ho già inserito. In questo caso esagero un po' per farti vedere che posso ottenere tantissime varianti. Potrei andare avanti così per ore e ore e ore, o almeno finché la carta resiste alle cancellature. Ok, basta. Con l'ultimo personaggio vi saluto e fatemi sapere nei commenti se questo video tutorial vi è stato di aiuto. Ciao!